Sulla scia di un'estate azzurra, indimenticabile, si innesta una lunga onda rosa, travolgente e affascinante, emanano luce, irradiano brillantezza, spargono energia e disseminano positività. Sono le sirene di Ulisse, instancabilmente aggrappate alla vita e fortemente innamorate dello sport, inteso come strumento di bellezza, amicizia, salute, impegno civile e sociale. E il canottaggio diventa cura di sé, mezzo tra i più potenti per star bene. Se i farmaci salvano la vita, lo sport salva la vitalità. Come dimostra l'ampia e convinta partecipazione alla terza edizione del festival in Dragon Boat e regate trofeo terzo pilastro internazionale. Ben 250 protagoniste energiche e sempre sorridenti, 25 squadre partecipanti provenienti da tutta Italia, con la voglia di mettersi in evidenza nelle 18 gare disputate nelle acque antistanti Lido dei Delfini, scenario incantevole per ospitare la manifestazione remiera ideata dal campione olimpico Davide Tizzano, candidato alla presidenza dei Giochi del Mediterraneo. Divertimento e desiderio di ritrovarsi e ripartire nel tentativo riuscito di lasciarsi alle spalle la paura e cedere il posto al coraggio. Sentirsi sulla stessa barca non è soltanto un modo di dire, ma una condizione esistenziale che diventa condivisione di storie e valori, aggregazione e inclusione, dove gli esempi fortificano e inducono alla speranza e l'ottimismo. L'Italia si tinge di rosa, da Venezia a Firenze, passando da Torino e arrivando a Roma, con tappa a Napoli e Monopoli, con base operativa al Centro di Preparazione Olimpica Bruno Zauli. Ad aggiudicarsi il trofeo Terzo Pilastro Internazionale 2021 è stato il Pink Team, equipaggio composto da 12 donne di squadre diverse, unite sotto la stessa bandiera, premiate da Paolo Cherubini, in rappresentanza della fondazione presieduta dal professor Emanuele Francesco Maria Emanuele, da sempre sensibile alle tematiche che coniugano lo sport con progetti di alto valore sociale e medico-scientifico, sostenitore dell'iniziativa ormai per il terzo anno consecutivo. Primo trofeo Antonella Trombello, alla presenza dei figli Giulia e Gabriele, in ricordo della mamma, alle atlete venete che più di tutte hanno macinato chilometri pur di prender parte alla kermesse remiera. Si aggiudica il trofeo Ercole, Dominici il SUP Discovery. Un grazie va anche al Comitato Olimpico per il supporto presso il Centro di Preparazione Bruno Zauli di Formia, gli amici del territorio, in primis il sindaco Gerardo Stefanelli del comune di Minturno. Impeccabile la cornice del Lido dei Delfini, onde e correnti hanno messo in evidenza le doti marine delle vocatrici, prosegue Tizzano. Continuiamo a lavorare su questa strada, consapevoli della proficua lezione e delle impressioni positive che vengono dalle donne in rosa. Da loro c'è solo da imparare. Forte l'appello alla prevenzione, alla pratica di un'attività fisica corretta, alla promozione di uno stile di vita sano, come ha ribadito il primario di chirurgia oncologica dell'ospedale Cardarelli, il professor Carlo Molino. Previsti entro la fine dell'anno ben 5 diversi poli sportivi di prevenzione oncologica a Napoli, Pescara, Scauri, Formia e Palermo.